bastone. Agagagagra. Bella a tutti bambini, io sono Bastone J, Fine Brothers, e siamo di nuovo qua con una lezione di vita che vi interesserà sicuramente, o che comunque sarà interessante nei prossimi anni, perché non sapete neanche la bastonata nel culo che vi sta per arrivare. Aprite bene le chiappone, dai, aprite. Ah! Apri, apri, che ti arriva una bastonata in culo. Allora, mi scrive l'amico Michelangelo, minchia, ma è quello delle tartarughe. Quattro tartarughe per sborrarti nella mamma, tutta incinta. Il gruppo da incinta. Chiudere bocca forti. Silenzio! Allora, mi scrive l'amico Michelangelo e mi dice: capo, perché non parli del progetto garanzia sto cazzo giovani? Uno, mi chiamano dalle grandi città di sto cazzo e mi dicono che il pagamento delle 500 euro di merda non è mensile, ma avviene ogni due mesi. Praticamente mi darebbero 1000 euro ogni due mesi. Quindi mi devono spiegare come cazzo faccio a vivere ogni mese se mi pagano ogni due. Questa è una domanda molto intelligente. Domanda numero due. Mi dicono che ci sono dei ritardi nei pagamenti e che non è una casualità ma una certezza. Allora, caro amico, ti rispondo subito, anzi, prima devo spiegare ai miei iscritti che sono mentalmente instabili che cos'è questa garanzia giovani, poi ti rispondo. Allora, la garanzia giovani, come potete leggere, se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia, cittadino comunitario o straniero extra Unione Europea, regolarmente non impiegato in un'attività lavorativa né inserito in un percorso scolastico formativo, Garanzia Giovani Lombardia, che poi sarebbe tutta Italia, ma io ho preso quello dal sito della Lombardia, può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi. Sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da offrirti viene adottata una profilazione che combina una serie di variabili territoriali, demografiche, familiari, individuali che permettono di regolare la misura dell'azione delle tue specificità e delle tue aspettative. Quindi cosa fa? Questo ti aiuta, questo programma, a trovarti un impiego, visto che tu sei un fan di Favij, stai a casa a smandrupparti il pistolino, questo programma ti aiuta a trovare lavoro, quindi ti mette in contatto con le aziende, ti fa una formazione, ti dice tu che cazzo vuoi fare nella vita, tu gli dici Favij! E loro ti mettono in contatto con Casa Dei. Allora, andiamo avanti, perché questa è la spiegazione, no? L'Unione Europea dà dei soldi all'Italia e l'Italia si occupa di trovare giovani, di trovare un lavoro ai giovani. Questa è la spiegazione. Allora andiamo a vedere, no? Di cosa si vanta il governo? Perché questo amico qua, Michelangelo, dice che ci sono i ritardi, non ti pagano? Andiamo a vedere. Ma la riforma del lavoro non è l'unica tappa che il ministero ricorda come lavoro di squadra, capito? I politici cosa fanno? Fanno anche gli hashtag, tutti belli convinti, tutti belli seri, no? Dici, cazzo, guardate che bel lavoro, ce li meritiamo questi 9.000 euro al mese, eh? Sentite, un altro risultato, sottolineato dalla presentazione, è Garanzia Giovani. Oggi, in un anno e mezzo, più di 970.000 giovani si sono iscritti al programma, che offre opportunità di formazione, tirocinio, servizio civile e lavoro. Più di 618.000 sono stati presi in carico dei servizi per l'impiego e a oltre 284.000 è stata formulata almeno una proposta. Insomma, poco più di un giovane su quattro ha ricevuto un'offerta di lavoro, che è poco, o più probabilmente di tirocinio. E spesso anche chi ha avuto questa opportunità ha poco da festeggiare. In molte regioni italiane infatti i pagamenti sono in ritardo di svariati mesi e i giovani costretti a lavorare senza alcun introito sono tentati di rinunciare al progetto. Capito? Quando il governo si vantano, guarda cosa abbiamo fatto, ce li meritiamo 10.000 euro al mese. Guardate, pagamenti giovani senza soldi non possono neanche pagare gli affitti, il telefono, il gas. Niente, perché magari tu ti sei spostato, no? Tu come uno stronzo ti sei spostato, non so, dalla Calabria a Napoli e non vieni pagato. Quindi tu stai lì a Napoli a soggiornare, però non paghi niente perché lavori a gratis. Allora, vedete che è in blu, sta scritta. Io ho cliccato e sono andato a finire
Guardate, guardate dove sono andato a finire. Su una notizia che diceva: garanzia giovani, pagamenti bloccati per mesi, così siamo costretti a rinunciare. Vedete questo striccione? Al business sulla disoccupazione giovanile. No al business. Noi vogliamo reddito e diritti. E poi ci sono tutti gli hashtag e il sito scioperosociale.it. Praticamente questi giovani non vengono pagati. Lavorano. Lavorano nelle fabbriche, nelle cose, nei negozi, ma non vengono pagati. Perché? Perché? Adesso ve lo spiego perché. Perché i soldi vengono dall'Europa, no? E loro vogliono i controlli, giustamente quelli dell'Europa dicono: noi chi stiamo dando i soldi? Agli zingari o a gente che vuole fare le cose seriamente? Quindi controllano, però il controllo fa subire un ritardo enorme ai pagamenti. Tanto che la gente non ha ricevuto soldi. Andiamo a leggere. Il Ministero del Lavoro ammette le difficoltà attribuendole alla necessità di controlli. Sentite questa. INPS e regioni si rimpallano le responsabilità, no? Il classico volta gabbana. No, è colpa tua, no, è colpa mia, no, è colpa di quell'altro, no, io non c'entro niente. Si rimbalzano le responsabilità, come vi dicevo con il gambero rosso. No, non è colpa mia, non abbiamo fatto niente di qui di lì. Il risultato è che ci sono ragazzi che attendono i soldi da mesi. Sentite le storie, solo per dirne alcune. Non riesco a pagare l'affitto, mollo. Mai ricevuto conguaglio, ho preferito il servizio civile. Aspettavo da un anno, questo addirittura aspetta da un anno i soldi. Sentite cosa gli hanno detto. Mi hanno detto che il problema è che ho fatto il tirocinio in Emilia e sono veneto. Ma porca di quella puttana cancrena, porca cancrena. Cioè questo ha fatto il tirocinio in Emilia ed è veneto. Quindi se tu sei veneto e lo fai in Emilia il tirocinio, puff, esplode il sistema, esplode il millennium bug. Canaglia di Dio, ma si può? Ma si può? Tu fai il tirocinio in Emilia e sei veneto, puff, salta tutto, capito? Ora lavoro a Hong Kong. Cioè, ragazzi, questo è progetto giovani, giovani garanzie, garanzia giovani. Sì, c'è la garanzia di non venire pagati. Tanti like per Capobassone, agagagagra.